ricordo più vecchio che ho di una morte di papa è il trapasso di Pio XI. Era il 1937 o 38 e io facevo la seconda o la terza elementare. Qualche giorno dopo la dipartita, i padri gesuiti portarono la mia classe a vedere la salma del Papa in San Pietro. Mi apparve in uno scorcio prospettico frontale, con i piedi che inquadravano il viso come due quinte verticali. Svenni. Giocavo molto con mia sorella, ma il mio compagno ai giochi di gran lunga preferito ero io stesso. In giochi quasi sempre inventati, come per esempio l'arrivo di Hitler. Nel 38 o nel 37 Hitler arrivò a Roma e la città cambiò volto. La stazione Termini venne rifatta in cartapesta. Tripodi, fasulli, fiammeggianti furono posti lungo via dell'impero. Si fecero molte sfilate. Io ricostruivo quegli eventi usando trenini, soldatini, autoblindo e i pupazzetti di Mussolini e di Hitler che avevano il braccio destro mobile per i saluti. E i loro discorsi me li inventavo recitandoli ad alta voce. Camerotti, il maresciallo Badoglio mi telegrafa. Oggi alle ore 5 sono entrato alla testa di truppe vittoriose ad Addis Abeba, a Deutschland, Deutschland, In primavera mi ammalai per un forte, non meglio precisato, deperimento organico e fui trasferito nella mite Capri, dove mi curava un certo dottor Ruocco, fratello del mio antico confessore. Non sapeva quasi niente di medicina, ma conosceva a memoria i nomi delle case farmaceutiche. Era mia madre a fare la diagnosi durante le visite e a suggerire i medicinali. Per esempio diceva... Qui? Beh, diamogli dell'aspirina, no? Che dice? Sì, della Bayer. Della Bayer. Però io non so, c'è qualcosa che non mi convince e del coricidin glielo diamo. Sì, della Lepetit. Della Lepetit. Della Lepetit. Il liceo romano aveva una legione di balilla. La legione di balilla del Massimo, la mia scuola, era la 31esima. Una legione di signorini, mingherlini, mollaccioni, poco marziali. Il sabato c'era la donata, si marciava per Roma e ci si radunava con altre legioni. Quando incrociavamo i balilla proletari del Tiburtino o di Torpignatara, con infallibile istinto di classe, ci prendevano a pernacchi a parolacce. A papà! A beduini! A croci! Per fortuna avevamo l'ordine di non reagire, altrimenti ci avrebbero pestato. Evidentemente, sotto le coltri del fascismo interclassista, l'odio sociale covava intatto. A Napoli, a 20 anni, avevo scoperto Stendhal, di cui praticamente lessi l'opera Omnia, ed ero diventato stendhaliano. I giovani napoletani che conoscevo erano stendhaliani o prustiani o hemingwayiani o ignoranti, che erano una stragrande maggioranza. Hemingwayiani erano i comunisti, con l'eccezione di qualche prustiano clandestino, stendhaliani crociani,
ignoranti, i democristiani, i fascisti, i rozzi borghesi, i goffi aristocratici, insomma tutti. Buonasera signori, ci troviamo nella sede sociale del circolo Pickwick a Londra. La mia notorietà televisiva risale ai primi anni 60 e sebbene non l'abbia mai alimentata, anzi, specie negli anni della militanza politica, abbia fatto di tutto perché venisse cancellata, ha retto, si è dimostrata non biodegradabile, anzi, col passare degli anni è addirittura cresciuta. A volte, però, può accadere di incappare nella specie dei riconoscitori molesti. Un po' Gregodetti? Eh? Gregodetti? Sì. Io me la ricordavo, ma lei fa televisione? Facevo. Quanto mi sta simpatico. Sì, pure a me. Ma lei conosce anche Bonolis? Bonolis, sì, che lo conosco. Quanto guadagna Bonolis? Ma che ne so quanto guadagna Bonolis? Non lo sa, guadagnerà tanto, secondo me. E la Clerici? La che? La Clerici, quella della Parola. Ricordo che una volta, per difendermi da uno di loro e fargli capire provocatoriamente che non volevo vederlo né ascoltarlo, mi incartai letteralmente la testa nel giornale. Come si può incartare un cocomero o un cavolo? E adesso, per concludere, cari lettori e spettatori, vi dirò ancora qualcosa sulla mia amata consorte Fausta. Ci vogliamo molto bene, ma siamo altrettanto litigiosi. Con Fausta, pur di litigare su qualunque cosa, litighiamo anche sulla scelta della chiesa dove lei dovrà organizzare il mio funerale. Ma no, perché sei fissata con Sant'Agostino? Beh, è la nostra parrocchia. Ma i funerali dei registi a Roma, da che mondo è mondo, si fanno a Santa Maria di Montesanto, la chiesa degli artisti in Piazza del Popolo, ci siamo andati tante volte. Ma a Sant'Agostino ci sono due Caravaggio, un Raffaello, due Sansovino. E due Lanfranco. Ecco, appunto. Non ricordo bene se due o tre. A Santa Maria di Montesanto invece solo Croste. E poi proprio tu, Ugo, che sei un così grande amante delle opere d'arte. Ma figurati se Scola, Benigni, Lamarchini sanno dov'è Sant'Agostino. Lo sanno benissimo. Ugo, non sei soltanto tu l'unico colto al mondo. Ma poi ci vuole lo, come si chiama, lo ZDL. ZTL. Poi non ci sono i parcheggi per i non residenti. Si prenderanno un taxi? Ma sì, un taxi. Non ci verrà nessuno, sarà un flop. Scaparro può venire a piedi, abita qua dietro. Sì, Scaparro. Figurati se viene al mio funerale, Scaparro. Con tutto il da fare che ha. Allora anche Giuliano Ferrara? Ma no, se viene Giuliano Ferrara, esco dalla cassa e lo faccio a pedate. Ma se è tre volte più grosso di te, Ugo. Beh, ma vuoi mettere l'effetto sorpresa? Un morto che resuscita e ti mette in fuga. Qualche giorno dopo questo mortuario battibecco morì Karol Wojtyla. Come tanti, anch'io avevo spesso ammirato il Papa polacco e volevo rendere omaggio alle sue spoglie. Questa volta di mia iniziativa, non più trascinatovi dai padri gesuiti dell'Istituto Massimo come 67 anni prima per vedere la salma di Pio XI. Venne con me mio figlio Gian Lorenzo, valente operatore, per girare una cassetta ricordo sul cui involucro aveva scritto
papi e il papa, ma una fiumana di pellegrini polacchi, appena arrivati a Roma dopo un lungo viaggio e nonostante ciò vivacissimi, ci travolse e non riuscimmo a fuggire. Occhietta nera, bella bissina, aspetta, spera che già l'ora s'avvicina. Einstein, Waden, Fringe, Lunghe, Ruzum, Merengen, Zungelai, Hunchikun, Dugankum. Non saremo vicino a te, noi ti daremo un'altra legge, un'altra re, per, 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 per.